Siamo al 90esimo in pieno recupero, in realtà manca un minuto, e della sfida tra Italia e Francia, valevole per il primo posto del girone di Nations League. Francia, che al momento risulterebbe prima per il discorso di differenza reti, il risultato adesso è sul 3-1, che è esattamente lo stesso dell'andata. All'andata l'Italia ha vinto 3-1 al Parco dei Principi, qui la Francia sta vincendo 3-1 a Milano. Comunque, allora, andando a giudicare la partita, devo dire che al netto del fatto che sia una sconfitta, mi sento di dire che l'Italia ha veramente giocato una grande partita. Sta anche in questo momento provando fino all'ultimo di fare un altro gol. C'è stata poi, a un certo punto della partita, una vera e propria reazione proprio dopo l'1-0, arrivato al secondo minuto da Rabiot. Col gol di Cambiasso, che ha fatto secondo me una bella partita, un'ottima partita, e come l'ha fatta anche Rovella, che ha dimostrato già con il Belgio di meritare questa convocazione. Sono contento per lui che abbia giocato e per quello che sta facendo nella Lazio. Ecco, quale immagini bastano? Ecco, Ken forse uno dei pochi che non mi sta facendo impazzire in questa partita. Finita adesso in questo momento. Comunque dicevo, Ken, uno di quelli che non mi ha fatto impazzire, come anche contro il Belgio, comunque un po' lento nell'andare a colpire, nel tirare. Non è... È evidentemente una situazione molto diversa rispetto a quella di Firenze, dove lui è protagonista e l'attaccante principale. Comunque, nel complesso, però, una prestazione buona l'hanno fatta tutti, anche Di Marco, che è andato nel secondo tempo vicino al gol, che sarebbe stato quasi la replica di quello dell'andata del momentaneo 1-1. Ma in realtà la partita buona l'hanno fatta un po' tutti. Comunque mi è piaciuto il fatto che non ci sono stati passaggi all'indietro nella fetta di centrocampo, sempre davanti ad aggredire, queste verticalizzazioni tutti sulla linea del pallone, tutti in avanti. C'erano sempre almeno due o tre a riempire una parte del campo per andare a costruire l'azione, a prendere il pallone. C'erano tutti uomini vicini sulla palla, e quindi è in qualche modo il fatto che anche nelle sconfitte comunque te la puoi andare a giocare, perché questo è quello che si chiedeva all'Italia di Spalletti, il fatto che puoi anche perdere, ma quantomeno fai vedere che c'è un gioco, una dignità, un onore. Te la vai a giocare. E questo è quello che si è visto. E poi, ragazzi, onestamente, ci sta a perdere con la Francia, che è vice campione del mondo e comunque ha fatto anche quest'anno un buon europeo. Francia, che se ha perso le prime partite, se sta perdendo punti, è perché c'è sicuramente un declino, ma è poi sempre la Francia. Tu le grandi sfide le hai fatte facendo punti contro, beh, la stessa Francia in casa loro, quindi già questo è un ottimo risultato. Il Belgio e vabbè, Israele, però 6 punti assicurati. Però il discorso è che non era per niente facile. Cioè, dopo la figuraccia dell'Europeo, chiunque si sarebbe aspettato un'Italia che avrebbe faticato per questa Nations League. E invece tu vai a fare 13 punti in 4 partite, tolta questa, contro Belgio-Francia, dove teoricamente tu dovevi essere terzo, invece ti qualifichi per i quarti. E vabbè, l'abbiamo detto comunque, sono veramente soddisfatto. Spalletti ha mantenuto le promesse. Ha fatto giocare più giovani, ha tolto questo concetto dell'eterna gratitudine per i giocatori che magari venivano tenuti per
per quello che avevano fatto, ma ha fatto bene Spalletti a non avere un dogma su questo, e anche il modo di giocare, perché con la scelta di alternare, ha avuto una buona idea infatti per quanto riguarda la selezione, ma comunque alternando poco e quindi creando un gruppo, creando una squadra, un gruppo coeso, una squadra nel vero senso della parola, e quindi un'Italia che oggi purtroppo esce con la sconfitta in casa sua, come vabbè è successo anche all'andata, dove c'erano purtroppo a quanto pare più tifosi francesi tra quelli che si facevano sentire, ma nel complesso facendo un più che buon percorso, per quelle che erano anche le premesse e per quelle che erano le previsioni. E ci sono sicuramente delle cose da migliorare, perché quando c'è una sconfitta non è mai una cosa positiva, però quantomeno si è fatto quello che si poteva fare. E le cose da perfezionare sono veramente poche, e anche perché comunque abbiamo poi dei quarti a cui pensare. Certo, ora è finita questa sosta, quindi tocca pensare, poi si ricomincerà col campionato, però comunque non vediamo l'ora di vedere fin dove arriveremo. Grazie di questo video, grazie di aver visto questo video. Io vi saluto, vi invito ad iscrivervi, attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sui contenuti di questo canale. Mettete like, condividete, commentate, fatemi sapere che ne pensate. Grazie, noi ci vediamo nel prossimo video, penso sicuramente a questo punto per la Roma. Grazie.